Bentornati a SOS Arezzo TV, che quest'oggi è con Andrina Carpenito. Buonasera Andrina. Ciao. La ritroviamo, abbiamo parlato tante volte del mosaico di Indicatore, famoso mosaico. Purtroppo l'ondata di maltempo di lunedì, che cosa ha causato? Qui siamo nel cantiere, no, del mosaico. Ha causato per noi una grandissima sciagura, perché come dicevo a te prima Fabio, per noi ogni spesa economica va a incidere su quello che è questo grande progetto, che al 50% è un progetto sociale. Noi abbiamo dalle 4.000 alle 6.000 persone l'anno, ospitiamo gratuitamente tantissimi progetti e laboratori con persone che vivono ai margini, e quindi tutto quello che è successo oggi va ad appesantire quelle che sono le nostre ricerche economiche. Perché comunque io tutto l'anno faccio richieste alimentari, vado alla ricerca di fondi dall'estero soprattutto, perché ho tantissimi artisti dall'estero che mi aiutano, però alla fine è un bacino di utenza talmente grande che se non ha anche un riscontro economico diventa veramente difficile portarlo avanti. Che danni ci sono stati qui? Vediamo scoperchiato tutto. Allora, più che altro le cose, c'è una ragazza su Facebook che mi ha detto: per fortuna non è successo niente alle persone. Questo è verissimo, comunque per noi questa è una grande fortuna. Quello che ha distrutto sono i materiali di prima necessità per portare avanti il mosaico, quindi colle, stucchi, attrezzatura meccanica, anche se noi ne abbiamo pochissima, però questo va a compromettere e ci obbligherà comunque a fare delle ricerche economiche, vediamo ora. Comunque tantissimi amici dall'estero mi hanno scritto oggi, diciamoci Andrina forza, ce la faremo tutti insieme, quindi per me è una grandissima cosa. Perché qui poi prendono vita, no? Qui prende vita poi, esatto, il proseguimento del mosaico. Tantissime amicizie, è bello vedere come tantissime persone che vengono da fuori si contaminino positivamente con quello che accade giornalmente qui nei nostri laboratori. E quindi noi qui siamo veramente tutti uguali, chiunque può partire da oggi e da zero. E allora speriamo che possiate trovare, sì, no, le risorse, gli aiuti per rimettere a posto, no? Grazie a voi che siete venuti qui e avete dato spazio a questo nostro piccolo disastro. Indubbiamente nel mondo ce ne sono tantissimi, questo non è quello grande, però ognuno vive il suo piccolo, che diventa il suo grande. Che diventa il suo grande. Il progetto a che punto è? Possiamo fare così una piccola sintesi? Negli ultimi mesi ho avuto tantissimi artisti dall'estero e c'è in progetto per il prossimo anno, tra l'altro io ho un calendario piano fino al 21 di luglio con artisti che verranno dalla Patagonia o delle scuole francesi che verranno a fare delle gettate all'interno della chiesa, a ristrutturare, a creare delle strutture proprio per le sculture che andranno a arredare il parco e tantissimi mosaicisti. Grazie Andrina, grazie, complimenti. Allora lanciamo l'appello ancora di dare una mano a questo, sì, mosaico, sì, e Andrina e alla parrocchia. A un'opera, un'opera che è veramente riconosciuta nel mondo come unica per la sua costruzione e che sicuramente darà spazio a questo territorio, anche se non ne ha bisogno, perché dà i natali veramente a grandissimi artisti, sia del passato che del presente. Ci vediamo domani.